visto che siamo sempre in contatto con allievi che cercano appunto, mancando le stelle polari, delle riflessioni guida, del pensiero a cui aggrapparsi, in cui costruire una struttura di sé, del resto destino di questo processo di formazione. Io leggo sempre in una stretta in via di liberarsi, emanciparsi. Però il sistema dei desideri, in questo, come dire, demoralizzazione di massa che tutto sommato stiamo vivendo, soprattutto due generazioni in particolare, la mia, probabilmente qualche memoria di luce può averla, il tuo successo, la tua mente felice, perché tu, ti ho visto sempre sorridere in tutte le condizioni, nonostante tutto, quindi tu guardi dall'alto questa, beh, così, insomma, quindi ti si vede anche come guida proprio per questa tua serenità e questa immagine di controllo del sapere o della cognizione, insomma. Allora, in questa situazione appunto di vaghezza o di incertezza, c'è il sistema dei desideri che deve essere in qualche modo rifondato, cioè le aspirazioni e i desideri che possono dare caratteristiche, come dire, vincenti oppure decenti, cariche di dignità, come vorremmo in questo momento. Bene, il sistema dei desideri della qualità è essenzialmente quello inventato, quello che la gente, i giovani Il vivono, sistema dei dei desideri desideri della comunità, della qualità, è quello di essere in qualche modo gestito niente, dal possesso, dall'avere, in qualche modo dalla superficie, patiniamo sulla superficie dei desideri e quindi ci allontaniamo un po' da quella che è la ricostruzione di noi stessi, o la liberazione, o l'emancipazione, come ho detto prima, di noi stessi. È possibile cambiare, ruotare il sistema, è possibile innescare un processo, grazie naturalmente alla tua visione, alla tua prospettiva filosofica, la sua? modificare alla tua Mia? prospettiva Ma ci filosofica. avevano detto? Sì, tua, ho Ah, detto avevo tua. capito sua? No, no, tua, tua, Sua tua. diventava mia? Noi parliamo Allora chiediamo del della tuo anche noi, quindi tua, diventa. tua, tua, tua. E quindi, ecco, è possibile riorientare questo sistema dei desideri, perché E qui cominciamo ad andare difficile. Perché? Ecco, io prevedendo all'inizio, incominciando a sentire la tua domanda e prevedendo un po' così quello che avrei detto, guardiamo come mettere. Prevedendo quello che avrei detto. Parlato della grandezza del negativo. Mi pare che se ritorniamo indietro troviamo questo riconoscimento della grandezza di ciò che viene lasciato da parte. Tutto questo quadro di cui ho parlato, che unisce e la tradizione e la distruzione della tradizione. Tutto questo quadro, siccome tu hai avuto l'amabilità di riferirti al mio discorso, tutto questo quadro è il quadro del negativo. Tanto che il negativo, appunto, è come Lucifero. Lucifero non è né stupido né brutto, è portatore di luce. Ora, questo quadro che così alla buona ho indicato, è la follia estrema, incominciando proprio dalla fede che le cose escano dal nulla e vadano nel nulla. Dire perché è la follia ci porterebbe nel troppo difficile, però quando capita così che io abbia a parlare e a toccare questo tema e mi accorgo ancora, certo, tante volte che
che parlare della follia di ciò che sembra l'evidenza assoluta per un gentile, l'abbiamo detto un momento fa, ma non per il gentile, l'abbiamo detto per tutto l'Occidente e quindi ormai per il pianeta. Allora, per non entrare nelle cose difficili, per spiegare un po' in modo ambiguo che cosa significa questa affermazione pretenziosa, che la storia dell'Occidente e ormai del pianeta è la storia della follia, uso riferirmi alla teoria della relatività. Perché la teoria della relatività espressa in modo popolare, che però era un modo che Einstein accettava quando parlava con Popper. La teoria della relatività sostiene che il futuro non è meno reale del presente e che il passato non è meno reale del presente. E allora Popper gli diceva, allora il mondo per te, dialogavano, e per te è come una bobina, come una pellicola avvolta su un proiettore. E tutti gli eventi sono come dei fotogrammi che coesistono tutti, soltanto che dopo si tratta di proiettare. E Einstein accettava questa metafora, la quale vuol dire che dunque non esiste solo il presente, ma esiste come il presente anche il passato e il futuro, che vuol dire che non c'è un venir meno del passato, un andare nel nulla, e non c'è un ancor nulla del futuro, ma per la teoria della relatività è futuro e passato sono, e quindi possiamo aggiungere la parola eterni. Weil, che era il fratello della Weil, che era discepolo di Hilbert, diceva: il mondo non accade, è, per confermare quella che possiamo chiamare l'eternità di tutte le cose. Ora, la scienza è un sapere ipotetico e quello che chiamo destino della necessità, e intende non essere un sapere ipotetico, cioè l'affermazione che l'Occidente è una follia non intende essere un sapere ipotetico. Quindi Einstein arriva all'affermazione dell'eternità, d'altra parte lui si limita alla dimensione spaziale del mondo. Non mi è noto un passo di Einstein dove si riferisca anche alla dimensione psichica, spirituale, che sia coinvolta in quello che per lui, cioè lui si riferiva al Sì. cronotropo Sì. quadridimensionale. E certo l'etica quando parla di etica. Ecco. Allora, è vero che Einstein in qualche modo prefigura la tesi, ma con una logica che è la logica ipotetica, probabilistica, più ipotetico deduttiva che probabilità, ipotetico deduttiva della fisica moderna. Quindi stavo dicendo, il quadro che prima ho presentato è il quadro della follia, dove per follia si intende l'assoluta contraddizione del pensare che le cose escano dal nulla e vadano nel nulla. Einstein lo diceva a suo modo, ma è il modo debole del sapere scientifico. Si tratta di capire che l'uomo può essere qualcosa di infinitamente di più di un fedele, perché anche lo scienziato è un fedele. Proprio per il carattere ipotetico del suo sapere.
Se così stanno le cose, allora la volontà, i desideri, che cosa sono? Sono una conseguenza della follia.